In onda SOS Fisco, al servizio dei contribuenti. Un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi. Condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi. Benvenuti a SOS Fisco sulle frequenze di Radio Dolce Vita dal vostro Riccardo Bizzarri. Come tutti i martedì alle 18.10 e in replica il venerdì alle 18.10. Oggi davvero ospite speciale, parliamo di fisco, parliamo di difesa fiscale, parliamo di accertamenti. È arrivato alla ribalta, alle cronache nazionali, perché ce lo racconterà lui. Quindi diamo il benvenuto all'avvocato Maurizio Villani. Buongiorno a tutti quanti. Ci è saltata all'occhio questa, diciamo, sentenza della CTP di Lecce, se non vado errato, sullo stato di necessità. Quindi vorrei che ce la spiegasse lei, perché ne avevamo parlato, ma adesso abbiamo qualche cosa di scritto, no? Scritta manent verba volant. Quindi se ci vuole raccontare questa cosa ci fa immensamente piacere. Allora, questo è un argomento importante che alcune volte viene sottovalutato oppure si ha timore di non fare determinate eccezioni. Io sono oltre 45 anni che svolgo questa attività e già 30 anni fa mi posi il problema della forza maggiore, che è prevista in tutti gli ordinamenti, dal penale al civile all'amministrativo. Allora, 30 anni fa, mancava questo istituto del diritto tributario, eppure già allora ebbi dei successi dimostrando che quando c'erano situazioni di forza maggiore che non dipendevano dalla volontà delle parti, si potevano non applicare le sanzioni, perché parliamo delle sanzioni amministrative. La Cassazione però allora, mentre i giudici di merito mi davano ragione, la Cassazione dette ragione all'agenzia dicendo sì, in linea di massima sono argomenti importanti, purtroppo non è previsto dalla legge, e invitava il legislatore ad intervenire. E in effetti è stato, quei successi appunto processuali sono serviti per modificare la norma. Infatti nel 97 poi col 472 sulle sanzioni fu inserito all'articolo 6, quinto comma, l'esimente della forza maggiore, cioè le sanzioni non si applicano quando c'è una causa di forza maggiore. Allora, la norma è molto stringata, quindi è chiaro che bisogna dare un contenuto motivazionale e avere anche le idee chiare, perché nel frattempo sono intervenute delle sentenze della Cassazione sul concetto di forza maggiore, che hanno quasi sempre appunto dato ragione alla pubblica amministrazione, all'agenzia delle entrate, e forse perché i ricorsi non erano ben calibrati. Quindi io la ringrazio di questa occasione, perché secondo me questi incontri devono servire per non solo stimolare il difensore, ma anche su determinati argomenti molto delicati suggerirgli come impostare i ricorsi, anche in vista delle prossime notifiche. Anche oggi i giornali portano la notizia che forse il 31 maggio la sospensione della riscossione viene portata al 30 giugno, però prima o poi notificheranno. Leggevo oggi, ce l'avevo qua sotto, infatti parlava di 30 giugno. Del 30 giugno notificheranno 35 milioni di cartelle esattoriali che secondo me si possono impugnare. Però ecco, cari amici, dovete stare attenti. Innanzitutto il concetto, se bisogna fare un ricorso, è logico che il ricorso si deve fare entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, e soprattutto l'eccezione deve essere fatta in modo specifico e documentato, non in modo generico. Allora, il problema qual è? Stabilire quali sono i paletti, che anche la Cassazione, l'ho scritto anche su vari miei articoli che potete scaricare dal sito, i paletti quali sono? La forza maggiore non deve innanzitutto dipendere da elementi soggettivi, quindi se per esempio una persona, si fa l'esempio del fallimento, ha sbagliato degli investimenti, non riesce a pagare, viene dichiarato fallito
è logico che quello è un elemento che, anche se è endogeno, praticamente è un elemento che si è determinato su iniziativa del soggetto che, facendo degli investimenti, ha sbagliato, oppure deve pure sapere che nell'attività imprenditoriale o anche professionale, perché il discorso è generale, non riguarda solo le imprese ma anche le professioni, c'è l'alea, il rischio che deve essere appunto calcolato. Quindi la forza maggiore non deve dipendere da un elemento soggettivo ma da un elemento esterno, e oltretutto questo elemento esterno non deve essere previsto e non deve essere prevedibile. Quindi i paletti sono molto stretti, anche perché la Cassazione, la giurisprudenza, teme che con questa formula della forza maggiore alla fine nessuno paga, perché in effetti i fallimenti ci sono, i problemi ci sono, i rischi ci sono. A questo punto, quindi, bisogna ogni volta stare attenti, e secondo me dobbiamo fare due distinzioni. Il periodo pre-pandemico, quindi parliamo fino al 2019, che poi sono la causa che ho affrontato e la Commissione appunto mi ha dato ragione, dal periodo pandemico, che è quello che va dall'8 marzo 2020 fino ad oggi. Allora, per il periodo pre-pandemico fino al 2019, se un vostro cliente riceve cartelle esattoriali con l'applicazione di sanzioni, voi dovete appunto dimostrare che queste sanzioni non sono dovute, perché il pagamento di quelle somme non si è potuto realizzare per cause di forza maggiore, per fatti endogeni, fatti estranei alla volontà del soggetto e al rischio dell'attività imprenditoriale, e oltretutto il fatto non era previsto e prevedibile. Nel caso di specie, io ho difeso una società di costruzioni. Questa società di costruzioni ha vinto degli appalti pubblici con enti pubblici, solo che dopo aver fatto i lavori anche per milioni di euro, c'è stato un ente pubblico che ha deciso di non pagare, per cui la parte si è attivata anche con decreti ingiuntivi per farsi pagare, ma a tutt'oggi questo ente pubblico non paga. In un'altra occasione il mio cliente aveva iniziato dei lavori portati avanti anche per milioni di euro, e a un certo punto il comune ha deciso di bloccare tutto e di non pagare. Avvocato Ledò, per interagire, le do un dato che non ha nulla a che fare, diciamo, con la causa, ma lei parlava di enti pubblici. Allora le do una notizia che è una notizia incredibile. Come lei sa, io sono il sindaco della mia cittadina, ormai ho secondo mandato. Il mio comune è in vetta alle classifiche per il pagamento dei fornitori. Noi paghiamo in 17,3 giorni. Penso che siamo nel Guinness dei primati. È stata fatta una statistica sui comuni italiani e noi siamo nei primi 15 comuni italiani. Era solo così per dare una notizia. In questo caso è logico che non puoi certo parlare di forza maggiore. Invece nel caso che ho difeso, qui i comuni non hanno pagato, hanno pure bloccato i lavori, nonostante la parte si sia attivata, i comuni intanto non pagano. E logicamente questo ha creato una permanente crisi di liquidità che ha determinato l'impossibilità di poter pagare le imposte, e quindi a questo punto, con la documentazione che ho esibito e anche a seguito di una fase istruttoria abbastanza precisa, i giudici hanno disapplicato la sanzione di 73.000 euro per una cartella esattoriale relativa all'anno 2013. Quindi il concetto qual è? Innanzitutto tenete conto che le sanzioni possono essere impugnate anche per forza maggiore, perché ho notato che a livello nazionale queste contestazioni o non vengono fatte o vengono fatte male, quindi il più delle volte poi si risolve tutto. Oppure il professionista, e questo diciamolo, lo diciamo anche contro di noi, oppure il professionista a volte crede poco in questa cosa, invece bisogna studiare, ha ragione, bisogna prepararsi. Ci crede poco,
Infatti, per esempio, mi stanno continuando a telefonare tra ieri e oggi moltissimi clienti da varie parti d'Italia, ma io la prima cosa che dico è questa: la cartella è stata impugnata e no, e allora basta, è tutto definitivo. Ma il consulente ha detto di pagare, non se la sentiva di fare il ricorso, eccetera. Allora dovremmo fare pure dei corsi su come fare i ricorsi e come impostare tutte le contestazioni. È proprio nostra intenzione cercare di portare formazione di secondo livello, cioè alzare un po' l'asticella. Alzare l'asticella significa molto importante la legge di bilancio, molto importanti i dichiarativi, molto importante tutto quello che ci serve per lavorare in modo ordinario. Però è altrettanto importante cercare di alzare l'asticella e aumentare le conoscenze di noi professionisti, e io sono un fautore di questo. Quindi voglio dire, lei si consideri già arruolato per quando saranno i corsi LAPET, che presto spero riapriranno anche in aula, perché è importantissimo sapere come impugnare, come fare un ricorso, cosa scrivere, come e quando farlo, tempi, termini, modi. E molto spesso, come dicevo prima, chi non è abituato a frequentare le commissioni tributarie molto spesso tende o a dire bisogna pagare o a trovare degli accordi, che gli accordi, come lei sa, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono molto spesso capestro. Infatti, ha perfettamente ragione. Ecco perché, secondo me, bisogna approfittare di questi incontri, soprattutto con la numerosa partecipazione professionale, perché qualcuno vi dica: guardate che c'è la possibilità di impugnare. Logicamente è chiaro che però dovete sapere anche come impugnare, per evitare cause perse fin dall'inizio con il rischio di condanna alle spese. Quindi la forza maggiore è un elemento importante. Questo per il periodo pre-pandemico. Lo sarà a maggior ragione per il periodo pandemico, perché per il periodo pandemico non solo appunto il fatto era non previsto e neppure prevedibile, perché non si poteva certo prevedere una pandemia a questi livelli, ma oltretutto anche l'impossibilità di fermare questa forza maggiore, perché molte volte la Corte di Cassazione ha anche stabilito, per stringere i freni e limitare l'applicazione di questa norma, vuole anche che la parte, l'imprenditore, il professionista, si deve attivare per superare i problemi della forza maggiore anche con il suo patrimonio personale. È chiaro che questi sono limiti che io ho più volte criticato, perché tu non puoi richiedere a un imprenditore, a un professionista che non viene pagato dai clienti, di poter poi pregiudicare il suo patrimonio e rischia lui stesso poi di andare in default. Però è anche vero che bisogna necessariamente impostare i ricorsi in un certo modo, con una certa documentazione. E questo si può fare, anzi, secondo me, soprattutto con le prossime cartelle, bisognerà stabilire come questi ricorsi devono essere fatti, perché se ben impostati, se ben documentati, è chiaro che si hanno dei successi notevoli, perché la sanzione viene disapplicata d'amblè, come in questo caso sono 73.000 euro che sono stati appunto annullati. Certo, gli uffici faranno appello, si andrà in Cassazione, nessuno si fermerà. Quindi bisogna essere anche molto chiari con i clienti, dicendogli: guardate, non esultate, perché poi ci saranno i gradi di appello e anche quelli di legittimità. Però il ricorso deve partire bene fin dall'inizio. E logicamente questo poi si innesca anche sull'argomento della riforma della giustizia tributaria, che speriamo che si faccia anche alla luce del piano PNRR. A maggior ragione, perché oggi per esempio il difetto è che non si fa istruttoria. I giudici tributari, pur di prendere i 15 euro netti a sentenza, fanno sentenze a cottimo, e l'istruttoria con le nomine dei CTU viene fatta in maniera molto ma molto limitata, l'1-2% a livello nazionale. Quando avremo giudici professionali cambierà tutto. Per cui, per far valere la forza maggiore, sarà importante anche avere la fase istruttoria, se non obbligatoria, ma importante per poterla documentare. Ecco, io volevo proprio, avvocato, cambiare discorso, cioè il discorso è proprio qui.
ci troviamo di fronte nel 99% dei casi, quando andiamo in commissione tributaria provinciale, come lei sa, i giudici della commissione tributaria provinciale non sono togati, ci troviamo di fronte molto spesso a persone che per 15 euro a sentenza, sì, insomma, io adesso non vorrei esprimermi, vorrei cercare di essere il più doroteo possibile, però insomma non sempre sono all'altezza della situazione. Per riuscire a trovare un giudice togato bisogna andarsene in commissione tributaria regionale. Allora mi piacerebbe così avere un'idea di quella che potrebbe essere, so che lei la sta studiando ormai da 2 anni, ha già fatto anche una proposta di legge, c'è stata depositata, di quella che potrebbe essere un'idea di riforma del processo tributario, perché diciamo così come siamo strutturati, uscendo tra l'altro da 1 anno e mezzo, forse 2 di pandemia, io non so come noi possiamo pensare di portare avanti una giustizia tributaria come questa, anche alla luce di quello che ha detto Draghi nel presentare il PNRR, cioè ha di fatto promesso alcune riforme, tra le quali anche quella della giustizia e quindi anche quella tributaria. Sì, ha perfettamente ragione. Oggi la situazione qual è? Innanzitutto dobbiamo parlarci chiaro. Io sono oltre 20 anni che sto lavorando su questo progetto di riforma e spero che si faccia quanto prima possibile. Anche perché della giustizia tributaria se ne è parlato sempre poco, si è parlato in maniera troppo dottrinaria, ma non in maniera molto pratica. Oggi la situazione è questa, noi abbiamo 2.943 giudici tributari, oggi il 52% sono giudici togati, il 48% non sono togati. Di questi togati noi abbiamo l'86% che sono giudici civili, giudici penali, pubblici ministeri e GIP, quindi specializzati logicamente nel penale. Abbiamo 20 giudici militari, 101 giudici amministrativi e 87 giudici contabili della Corte dei Conti. Viceversa, nell'altro 48% abbiamo il 25% sono pensionati, il 26% sono avvocati, il 13% pubblici impiegati, il 25% svolgono altre professioni che non c'entrano proprio con il tributario. Solo il 9% sono commercialisti del 47, quindi i commercialisti dei 2.943 sono solo il 4%. Ora, parliamoci chiaro, senza voler offendere nessuno né fare polemiche, perché anche nei convegni che ho fatto con i giudici tributari ho sempre detto che noi professionisti non vogliamo denigrare nessuno o insultare nessuno, però dobbiamo parlare chiaro, con i numeri in maniera molto esplicita. Allora, su materie così delicate, tipo per esempio il super bonus 110%, che è praticamente un corpus iuris di 66 provvedimenti, figuriamoci con gli uffici che hanno 8 anni di tempo per fare gli accertamenti, figuriamoci dover discutere il super bonus 110% che sta logicamente creando problemi a tutti i professionisti, doverlo discutere con un giudice militare o con un pensionato che è stato professore appunto di matematica o appunto è un rappresentante di commercio, perché allora molti erano nominati anche dagli enti locali. Ora, la nostra è una materia difficile. Quando si parla di semplificazioni, indubbiamente ci devono essere, e giustamente il presidente Draghi lo ha messo anche in rilievo nel recovery. Però la nostra è una materia difficile, è inutile nasconderselo, anche se si semplifica. La materia è difficile, non fosse altro per il concetto di forza maggiore. Allora noi possiamo discutere un progetto di forza maggiore nel diritto tributario con un giudice militare o uno della Corte dei Conti o appunto un pensionato o anche un avvocato, un collega che per esempio fa penale, fa amministrativo, fa civile e non ha neppure studiato tributario? Parliamoci chiaro. E allora qual è la proposta che da 20 anni ho fatto, ma ora finalmente questi miei propositi sono stati anche inseriti nei vari progetti di legge in discussione? Oggi, chiaro, abbiamo in Parlamento le commissioni finanze riunite che entro giugno dovranno terminare i lavori della riforma fiscale in generale e della giustizia
giustizia tributaria in particolare. E poi abbiamo anche la commissione interministeriale che è stata istituita tra il MEF e la giustizia, che dovrà trattare gli argomenti della giustizia tributaria, anche se in questa commissione il ruolo dei professionisti è molto molto limitato. Questo è un difetto, anche perché forse gli ordini professionali hanno un po' ignorato il problema della giustizia. Sa qual è la mia paura, avvocato? Io ho una paura enorme che non sia uno degli argomenti di moda, perché purtroppo i nostri politici mettono davanti non sempre le necessità di un paese, ma molto spesso qualcosa che vada di moda, o qualcosa che porti voti, o qualcosa che sia una mancetta elettorale, o dobbiamo fare contento qualcuno. E purtroppo, quando si parla di processo tributario, giustizia tributaria, come dice lei, andiamo in un argomento complesso, un argomento difficile, che molto spesso non è di moda. Quindi spero vivamente che questa volta si farà, e poi appunto dovremo festeggiare con la LAPET e con lei, dovremo fare pure dei corsi, perché tenete conto, io ho presentato delle proposte di legge delega, perché entro luglio il governo farà una legge delega che poi appunto si dovrà sviluppare nel 2022, quindi sia i prossimi mesi sia il prossimo anno sarà l'argomento, dove è bene anche che si facciano dei corsi per addestrare, perché come dico una cosa dico un'altra. È chiaro che si devono cambiare i giudici, ma anche i difensori dovranno essere preparati e agguerriti. Le mie proposte quali sono? Innanzitutto, la giustizia tributaria non deve più dipendere dal MEF ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I giudici devono essere a tempo pieno e quindi vincitori di concorso pubblico, soprattutto tutte le materie tributarie e le materie economiche. Devono essere ben pagati, infatti parlo di quinta magistratura rispetto alla ordinaria, all'amministrativa, contabile e militare, quinta magistratura, dove saranno magistrati tributari a tutti gli effetti. Oltretutto, in questi concorsi possono partecipare non solo i laureati in giurisprudenza, ma anche i laureati in economia e commercio. Infatti, anche nei vari webinar che sto facendo, dico che ci sarà grande spazio anche per i laureati in economia e commercio, che oltre che essere difensori, la figura del difensore poi si potrà anche allargare, capisco e appunto comprendo anche la vostra battaglia che sollecito, ma il professionista potrà anche fare un concorso per diventare giudice tributario o essere nominato CTU, perché questi giudici professionali a tempo pieno che all'inizio prenderanno 3.000-3.500 euro nette al mese faranno le istruttorie, quello che dicevo prima, non come oggi che le sentenze si fanno a cottimo pur di prendere i 15 euro indipendentemente dal valore. E poi, altra cosa importante, ci sarà un giudice monocratico e un giudice onorario. Infatti i giudici onorari, che potranno essere presi anche dagli attuali, ma logicamente in misura molto ridotta, infatti in totale io ho previsto 800, massimo 1000 giudici rispetto ai quasi 3000 di oggi. Gli onorari intanto si dovranno cancellare dall'albo, non dovranno fare un concorso, ma dovranno subire una selezione che sarà stabilita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Non certo prenderanno i 3.000 euro, ma prenderanno un'indennità e si dovranno cancellare in ogni caso dagli albi professionali e decideranno le cause fino a 3.000 euro al netto di sanzioni e interessi solo per i tribunali tributari. Infatti non si chiameranno più commissioni, ma tribunali tributari e corte d'appello. Viceversa, la maggioranza saranno giudici togati, vincitori di concorso pubblico, che poi anche a loro volta, a secondo delle materie, per le cause fino a 50.000 euro, oggi per le mediazioni, saranno giudici monocratici, per importi superiori saranno collegiali. E soprattutto, cosa importante, la mediazione non si farà più presso le agenzie, ma presso i nuovi giudici. È chiaro? È logico, tutto si concentrerà, però dottore, è chiaro appunto che quando tu crei una giustizia tributaria seria, monolitica, con giudici a tempo pieno, ben pagati, magistratura autonoma, lì dentro va a finire tutto. Vanno a finire le istruttorie a tempo pieno, vanno a finire le nomine dei CTU,
vanno a finire le mediazioni, vanno a finire le conciliazioni, non come oggi che le mediazioni si fanno presso le agenzie e lasciano il tempo che trovano, o le conciliazioni dove i giudici svolgono una funzione notarile. Avvocato, io la ringrazio e la ringrazio davvero sempre di essere stato nostro ospite. Grazie, buonasera a tutti. Puntata speciale, una persona, avete sentito, incredibile, molto preparato, un professionista davvero da seguire, seguite il suo sito. Noi ci sentiamo come al solito la prossima settimana, tutti i martedì alle 18:10 e in replica il venerdì alle 12:10. Un abbraccio dal vostro Riccardo Bizzarri. Abbiamo trasmesso SOS Fisco, al servizio dei contribuenti, un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi, condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi.